Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti fratelli e sorelle in questo video della Divina Volontà rivelata a Luisa Picarreta. Andiamo a leggere il volume 6 del 23 novembre 1903. Non c'è bellezza che sia uguale al patire solo per Dio. Allora richiamiamo in noi lo Spirito Santo perché possa venire a parlare in noi e a muoversi in tutte le nostre azioni volontarie e involontarie durante questo meraviglioso giorno, un altro grande dono del Signore, e che possano tutte le nostre azioni essere solo per il glorificare, amare e patire per Dio. Parla Luisa. Nel mio interno mi sentivo impressionata sopra ciò che avevo scritto di sopra, come se non andasse secondo la verità. Onde, appena visto il benedetto Gesù, ho detto: Signore, non va quello che ho scritto. Come ci può essere tutto questo con solo patire? E Gesù: figlia mia, non ti meravigliare, perché non c'è bellezza che sia uguale al patire per il solo amore di Dio. Da me partono continuamente due saette, una dal mio cuore, che d'amore ferisce tutti quelli che stanno nel mio grembo, cioè che stanno nella mia grazia. E questa saetta impiaga, mortifica, sana, affligge, attira, rivela, consola e continua la mia passione e redenzione in quelli che stanno nel mio grembo. L'altra parte del mio trono è l'affido agli angoli, ai quali, come miei ministri, fanno scorrere questa saetta sopra qualunque specie di persone, castigandole e eccitando tutti alla conversione. Ora, mentre ciò diceva, mi ha partecipato le sue pene dicendomi: ecco, anche in te la continuazione della mia redenzione. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Una breve riflessione. Gesù, nella apparizione a Santa Faustina Kowalska, gli mostra proprio queste due saette, una rossa e una blu, dalle quali escono il suo amore e la sua misericordia e la sua santa giustizia. E ricordiamoci che senza la giustizia non c'è amore. E questa giustizia presto tuonerà sul mondo per rinnovarlo e preparare i figli di Dio, i sopravvissuti, la nuova Chiesa alla seconda venuta di Gesù, che è in questa generazione. E ha lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012, attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione, e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.